Se c'è una forza politica che ha fatto della frammentazione un'arte, questa è la sinistra, e a ricostruire questa impietosa coazione a ripetere la tendenza propria alla divisione, ma anche le grandi battaglie della sinistra, i suoi protagonisti, la stagione delle lotte sindacali e la capacità di rinnovare un'intera società, ci ha pensato Franco Garufi, vicepresidente del Centro Pio La Torre, nel suo libro La sinistra italiana, il dilemma dei porcospini, l'arte della frammentazione a 100 anni da Livorno, presentato ieri nell'ex chiesa di San Biagio. A organizzare la presentazione il circolo Hauser locale, guidato da Emanuele Scicolone. Con l'autore hanno discusso i giornalisti Salvatore Parlagreco e Franco Infurna, Luciano Vullo e Don Lillo Buscemi. Il saggio di Garufi ricostruisce un secolo di battaglie, passando attraverso le promesse del socialismo reale, lo smarrimento di un paese dopo la guerra fredda e il crollo del muro di Berlino, fino al confronto-scontro tra le diverse anime della sinistra. E questa incapacità di stare insieme, pur essendo stare insieme necessario, che è una sindrome che ha attraversato tutta la sinistra italiana sin dall'epoca più antica, forse sin dalla scissione di Livorno da quel 21, ma che è diventata particolarmente rilevante negli ultimi anni, man mano che venivano meno le grandi ideologie del Novecento e man mano che la politica perdeva la dimensione ideale e diventava sempre più pratica del governare. Questo ha portato ad un permanere di una contrapposizione tra una sinistra, diciamo, massimalista e una sinistra che vuole praticare la strada del cambiamento tramite le riforme, che spesso è stata paralizzante e che in qualche modo si sta anche negli ultimi tempi riproponendo. In conclusione, come si esce dal dilemma del porcospino? Si esce dal dilemma del porcospino cominciando a ripensare con pensieri lunghi a quello che i progressisti vogliono fare per impedire che questo paese, insieme all'Europa, viva una lunga situazione di degrado e di progressivo impoverimento. Io penso che la dimensione fondamentale è quella dell'Europa, il rapporto con l'Europa in questi mesi, anche dopo la vicenda dell'Ucraina, è diventato sempre più dirimente. Io penso che la questione fondamentale è tornare a occuparsi del territorio, tornare a occupare nel territorio posizioni che parlano alle persone. Penso che si tratti di ricominciare ad occuparsi dei bisogni della gente.